Il sindaco non ha paura di Facebook, non è vero? Se mai avesse, non siamo bene qui. No, ce l'ho. Ecco, sì, ci dobbiamo ti ringrazio da qualche parte qui fuori. Vediamo in un posto dove non ci stanno. Ecco, vieni dolcissima. Dai, sotto questo verde. Qua. Caro, l'onore che mi fai no, è l'onore immenso. L'onore è mio. Vedi, questo si chiama selfie. Luciana, mettiti accanto. Guarda come siamo. Bravo. Grazie, caro. No, grazie a voi. Guarda che si filma. Dimmi una parola. Dimmi che... io voglio dire che ti voglio bene, che voglio bene a questo paese splendido, unico, magnifico, che mi ha risolto, mi ha reso felice nella mia vita. Condivido tutto il tuo pensiero, Dollino. Sei una ricchezza per tutti. Grazie della tua presenza. Grazie. Grazie. Dio ti benedica, caro, che possa avere vittoria totale contro i nemici visibili e invisibili. Mannaggia. Autoregistrata? Ah, appunto, e me la son messa. Non è obbligatorio che la metto anche questa volta. Però non fa male. Sapete, a voi può far piacere. Poi a qualcuno spero di convertirlo. Soprattutto nei paesi lontani. Non sto molto male, ma neppure voi. Che bella cosa. Guardi che fotografia e nello stesso tempo filmato. Una volta ho fatto una predica a Civitavecchia, non solamente, l'ho fatta anche in Romania, ma non l'hanno capita. Non perché era un granché, forse perché non ci pensavano. Dico, vi faccio una domanda. Per quale mai motivo l'hanno odiato il nostro Signore Gesù Cristo, no? Quando ho cominciato a camminare sulle strade della Galilea, dal primo giorno, si è fatto odiare, non so come ha fatto. Cioè, lo so perché. Vi faccio la domanda. Perché considerate che appena è uscito per predicare, dopo il battesimo, ha cominciato a predicare, ha cominciato a fare i miracoli. Primo miracolo, vi ricordate, è stato alle nozze di Cana, ha cambiato l'acqua in vino, dunque potevano essere anche contenti. Che dice, se ha cambiato l'acqua in vino a Cana, quando viene a Ruffano, fa uguale, può cambiare, per esempio, cambiare gli olivi, no? Per ora si fa all'inverso, però potrebbe venire a cambiare idea, no? A cambiare modi. Invece l'hanno odiato, non la gente semplice, le autorità religiose, le prime. Vedete, una cosa vecchia. Poi le autorità militari. Ah, scusate, io dovevo fare a me stesso, perdonate. E le autorità civili? No, alla fine sì, hanno visto che comunque... Sai che cosa hanno visto? Miracoli, Sì, ma col miracoli, io se avessi visto un uomo che fa miracoli, dico, oggi ha fatto a lei, domani fa a me, perché lo devo uccidere, perché lo devo odiare? No, la cosa è più semplice. Perché non accettavano la verità? Camminava con una telecamera in mano. A questo non ci avete pensato? No, non come me, no, adesso no. Che io in quell'epoca non avevo telecamera. Ma non c'era. No, lui ce l'aveva però. Lui ce l'aveva. E camminava con la telecamera, non faceva altro. Non faceva selfie a se stesso. Camminava così, faceva così, come faceva, senza dire niente. L'hanno odiato. Poi quando ha cominciato a parlare, l'odio si è trasformato in programma di ucciderlo. E hanno finito per ucciderlo. Guardate che non scherzo. Forse non aveva questo tipo di telecamera, ma hanno intuito che aveva una forza dentro di sé che si assomigliava a una telecamera. Cioè, io che faccio con la telecamera? Nel momento in cui passo vicino a voi, se tu non sei... ti senti un po' in disagio. No? Però la sua telecamera leggeva anche l'anima, leggeva i peccati, leggeva i difetti, leggeva tutto, perciò dava un fastidio totale.
Ma lui non lo faceva con cattiveria, lui lo faceva con l'idea che insomma un giorno poteva anche aiutare, è vero, poi ha aiutato, non l'hanno creduto. Dunque la telecamera ve la consiglio a tutti, non quella di Gesù perché non ce la fate, una come la mia. Se volete essere amati o odiati, anzi avete bisogno di un test, chi vi ama e chi non vi ama, portatevi una telecamera. Senza dire niente. Vedrai come fa la gente davanti a te. Non ti perdonano, anche se non ti dicono niente. Io non sono d'accordo su questo, perché basta comunque guardarsi allo specchio la mattina. Quando si è puliti dentro, l'altro comunque lo vede perché si rispecchia. Che ragazza ingenua. No. Dice, quando ti vedi sei pulito dentro, dove sta questo pulito perché dentro? Sì, d'accordo, sei l'unica. No, perché le persone si allontanano quando comunque vedono che tu non la pensi come loro, non sei nella massa. D'accordo. E questo è il problema. Che allora si danno, come si dice, gettano la maschera. Perché non ce la fanno. Non ce la fanno. Non riescono a starci dietro. Però a te serve, perché così la gente si divide in due davanti a te e tu sai scegliere amici, certo, e nemici. Sposa o sposo, un lavoro o un altro. Sei nel tuo centro? Sì, sì. Okay. Ragazzi cari, non voglio farvi una predica, semplicemente ho voluto così darvi un saluto e darvi anche un'idea che insomma si può anche far di tutto. Importante è che siamo innocenti. Però non basta essere innocenti. Stamattina lo dicevo, ricordiamoci le parole di Gesù. Gesù ha detto alcune frasi che la gente non ha preso assai sul serio. Si sarebbe salvato da moltissime difficoltà. Una è questa, la più importante. Siate innocenti come le colombe, però nello stesso tempo furbi, astuti, insomma saggi come i serpenti. Perché mai avrà dato l'esempio del serpente? Chi ha detto che il serpente è saggio o che è furbo? Ha dato questo esempio strano perché è molto plastico di fronte ai nostri occhi. Tu vedi un serpente che fa così e allora tu devi fare come lui, essere furbi, essere saggi. In questo mondo vuol dire evitare gli ostacoli, far di tutto così e dappertutto. E non è cattivo, non è una opera cattiva questa, nel momento in cui la combini con l'innocenza del... della colomba. Della colomba. Però riconosciamolo, è difficilissimo. Uno dice, sì, posso essere innocente come la colomba, ma non sono capace di... Sei perduto. Poi se sei solo serpente e non sei anche colomba, sei un demonio. Non hai molte cose, non hai molto da scegliere. Però se non scegli di lottare, di essere tutte e due nello stesso tempo, dura un po' di anni finché ti autoeduchi. È obbligatorio, altrimenti ti perdi, invecchi dopo 20 anni, dopo 40 anni come me. Ho detto, mamma mia, se avessi il cervello di oggi in certe cose, quello, se l'avessi avuto 30 anni fa, avrei fatto in un altro modo, forse. Non mi riferisco a ciò che abbiamo fatto noi. No, sono contento che abbiamo fatto tutto ciò che abbiamo fatto, sono felicissimo. Mi riferisco a tutte le cose della vita. Allora, per non ritardare, questa è la prima frase, siate innocenti come le colombe e nello stesso tempo furbi e astuti come i serpenti. Non ti dobbiamo dimenticare, 24 ore al giorno non devi mai dimenticarti in nessuna circostanza della vita, neppure quando preghi, neppure quando celebri messa. Devi avere questa certezza, devi essere una e l'altra. Questo è uno. Secondo, ha detto una cosa ancora, non è bella, però è necessaria. Dice, quando vi perseguitano in una città, fuggite in un'altra.
L'ha detto. Voler rimanere qui dove hai i nemici, voler vincere una guerra quando sei solo, circondato da cattiverie, è assurdo. Se Gesù avesse capito un'altra cosa, non avrebbe detto questa frase. Ma lui l'ha detto per tutte le circostanze, per i cristiani, si capisce. Perché il musulmano, insomma il pagano, dice io rimango qui, muoio insieme con loro. Infatti si mette una bomba nello stomaco, uccide altri 100. Ma che soluzione è questa? Non è una soluzione, no? Mentre la soluzione migliore, lui l'ha data. Quando vi perseguono in una città, fuggite in un'altra, da tutti i punti di vista. Se non sei capace di capirti con la famiglia, amala da lontano. Questa è la traduzione. Separati, vai altrove e gli mandi una cartolina. Scusami. Così con gli amici, con gli ex amici, con i nemici, con la propria patria, col proprio paese, con la propria lingua, con la propria religione. Non ha più importanza. Fuggi. Questo ha detto Gesù. Poi ha detto più altre cose, per esempio del Vangelo di oggi. Pregate senza dubbio, in continuo. Due parole, l'ho detto questo stamattina, te l'ho detto. Io ho capito, non è obbligatorio neppure il Padre Nostro. Lui quando t'ha insegnato, l'ha fatto perché gli apostoli gli hanno detto noi non sappiamo pregare, insegnaci a pregare come fanno tutti quanti. Lui dice, se proprio volete. Non sprecate parole. Beh. Sì, pregate, ecco, vi dico questo. E poi la preghiera Padre Nostro dura un minuto. Non ha detto altro. Poteva rispondere, pregate tutto il salterio. Avete tutto il breviario dei preti. Non ha detto. Non è che fai male se ti fai tutte le preghiere del mondo, ma non è obbligatorio. Lui è stato così gentile a dire fai solo questo, anzi io ti dico di meno, due parole bastano, Gesù Cristo. Puoi anche dire Gesù Cristo abbi pietà di me, però quando dici Gesù Cristo tu devi sapere che Gesù Cristo ha due nomi per un motivo molto preciso. Col primo nome ti dà la pietà. Con il secondo nome ti dà la giustizia. Guardate che sono due cose contraddittorie. Quando io voglio avere pietà di voi, di te, posso non essere giusto, perché forse non te lo meriti. Ma se voglio essere giusto con te, non ho più pietà, perché la giustizia è quella. Fai così che puoi fare tutte e due nello stesso tempo, è difficile. È come la prima cosa, quando di essere innocente come la colomba e furbo come serpente. Tu dirai, è impossibile. Fallo diventare possibile. Così anche nella seconda cosa. Chiedi al Signore pietà e giustizia per te e per gli altri. Per te e per gli altri, perché tutti quanti ci meritiamo, l'una e l'altra, e lo puoi chiedere con due parole, dette tutto il giorno, Gesù Cristo, Gesù Cristo, Gesù Cristo, quando ti bevi il caffè, nel bar, con la mente, nessuno lo sa, però tu lo dici, Gesù Cristo, Gesù Cristo, quando ti fumi la sigaretta non va bene, però comunque siccome non vuoi rinunciarci, Gesù Cristo, Gesù Cristo, vedrai che ti succede un miracolo. È possibile che rinunci a fumare. Questo è già il primo miracolo, che è molto importante. Poi arriva il secondo, il terzo, perché col Gesù Cristo ricevi dei poteri, delle eleganze, delle vittorie dentro che si vedono lontane. Sono sicuro di questo. Bene. Ci vediamo ancora per dire altre cose un'altra volta. Okay.
perché mi dispiace per voi, mia, ho pietà di voi, ecco, non voglio fare, non essere giusto, voglio essere, voglio avere pietà, avete troppo, è troppo caldo, grazie, 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 grazie. Del mio platano amato, per voi risplende il fato. Tuoni lampi e procelle, non voi fraggino mai la carapace, né giunga a profanarvi vostro rapace.
Mamma c'è pure